Lo sciopero, in un contesto di guerra sotto una doppia dittatura nazista e fascista, è considerato un grave atto di sabotaggio. E questo si paga. Iniziano praticamente da subito, ma già durante lo sciopero, gli arresti. Mio padre è nativo di Morengo Bariano, provincia di Bergamo, quasi al limite della provincia di Brescia. È nato nel 1905, nel dicembre del 1905. Penso, ritengo, non mi è mai stato dato espressamente, ma presumo che sia venuto poi a Sesto San Giovanni per motivi di lavoro, fondamentalmente. Sesto San Giovanni, negli anni post-prima guerra mondiale, era diventato una zona, un'area geografica dove c'erano molte industrie, addirittura per dare un'idea di come fosse Sesto San Giovanni allora, negli anni della Seconda Guerra Mondiale Sesto San Giovanni aveva più lavoratori che cittadini, circa 50-55 mila lavoratori contro 40 mila cittadini. Quindi era come una grande calamita che attirava tutte le persone che lavoravano non solo a Mainano, a Sesto, o in quello che si direbbe oggi l'Interland milanese, ma anche dalla Bresciana, dalla Bergamasca. E quindi mio padre sicuramente è venuto giù. E ha cominciato a lavorare in Falck. Non so se prima lavorava in qualche officina, in qualche piccola ditta. Comunque il grosso stabilimento dove mio padre ha cominciato la sua attività è stato in Falck. In Falck ha lavorato fino al 42, 1942. Lui dal 1941 al 1942 probabilmente. Mio padre è sempre stato un antifascista, ma non di quelli in primo piano. È sempre stato un antifascista parlando con gli amici, parlando, penso, nell'ambito del lavoro, ma essendo il clima allora di una dittatura, non è che parlasse apertamente, frequentava anche amici, qualche volta qualche bar un po' sospetto, eccetera. Mio padre non è mai stato una persona in prima linea. Al fascio, Vittorio! Ehi tu! Porta dovuto rispetto! Ehi! Fermo! 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 Ehi! Basta così! Basta così! Capito la lezione. Però nonostante questo, nel 41, 1941, per ben un anno e mezzo ha dovuto andare dalla Falck alla BMW di Monaco di Baviera a lavorare lì. Questa cosa mia madre me l'ha raccontata in un modo di cui mio padre probabilmente prendeva anche più soldi di quanti ne prendeva qui, ma la cosa non lo soddisfaceva evidentemente per nulla, perché pensate che in un anno e mezzo, in un clima di guerra mondiale, con bombardamenti e tanto altro, lui è venuto a casa una sola volta in un anno e mezzo da Monaco di Baviera. Perché il suo capo officina, dove lui lavorava, la BMW, lì a Monaco, e gli aveva, così parlando, gli aveva detto che suonava il violino, allora lui è sceso qui a Sesto e ha riportato sul violino. Ispezione, comandante, quella scorta alto Quella russante. scorta alto russante. Ti sei preso al marmittone. Sorpresa! Guido! Papà, papà, ti sei preso
Vivi. Guido. Ma perché te sei tacà? E come mai esci all'improvvisa? Te combinai in quei cosa alla BMW? No. Preoccupes no. L'è tutta a posto. Ciao, papà. Peppino, ma sei sveglia, allora. Ciao, fa la cadrega, mia. Senti. Allora. Senta, ciao. Eccola. Allora, l'è più sede un'anche, vivi di no. Nino, te puoi deportarmi il violino? Vattol, dai. Sì, mamma. Allora, come te stai? Ben, papà. Te fa il bravo? Sì. E la mamma? Bravissima. Ecco. Oh, le grazie a lui se sono tornata, capì? E il capo officina, la scoperta che sono vin che sono. E il Monfer la possibilità di suonare nella sua orchestra. Quando mio padre è tornato, ha cambiato posto di lavoro, perché evidentemente riteneva che forse in Falck il clima della fabbrica non era più soddisfacente per lui, insomma. Evidentemente questo fatto qui dell'anno e mezzo di lavorare, di andare a lavorare in Germania, lo aveva un po' come segnato. Va in Breda e alla Breda va allo stabilimento aeronautico. Mio padre era un attrezzista, questo l'ho visto sulla scheda della Breda. Ma lui, non so in che periodo della sua vita, ha imparato a suonare. Dunque lui ha fatto anche un po' di lezioni di violino, di musica, ma non tale da portarlo a livello che lui, per il quale, a detta dei suoi amici, di quelli che l'hanno conosciuto, suonava molto bene il violino. Era quasi autodidatta, se non proprio autodidatta. Conosceva bene la musica, la insegnava ai ragazzi, già sui 15, 16, 17 anni, insomma, e suonava anche in un'orchestra chiamata Leonina. Allora, in quei periodi, non c'era la televisione, non c'era nulla, non c'erano divertimenti, e il suonare da parte delle persone, anche operai, semplici operai, eccetera, era una delle attività del cosiddetto dopolavoro, dei periodi liberi, insomma. Suonare, mettersi assieme a suonare, era una delle attività di allora, molto praticate. Il direttore di questa Leonina era un certo signor Manzoni, che era già molto anziano, e subentrato poi mio padre dirigeva l'orchestra. Per dirvi l'orchestra come era composta, c'erano violini, mandolini, clarini, c'era anche una parte timbrica, batterie. In una foto di questa Leonina c'è ad esempio mio zio, che suonava il clarino e lavorava alla fonderia di Santo Giovanni, oppure un mio zio, fratello di mio padre, che suonava la chitarra, mandolino anche, e lavorava alla sezione elettromeccanica della Breda. Cioè, erano quasi tutte persone che lavoravano e poi alla sera o la sabato o la domenica suonavano. Quindi mio padre, quando poi dalla FAL va alla Breda, entra in un altro clima di lavoro, e poi alla fine, un anno dopo che lui va in Breda, vengono fuori già nel marzo 43, e c'era stato un primo sciopero in Italia, che è importante, molto importante, anche se non è, è stato un po' spontaneo, è durato pochi giorni, un giorno o due, in modo anche a macchia di leopardo, ma è stato importante perché è stato il primo sciopero sotto Mussolini. Perché poi arrivano gli scioperi del marzo 44, in cui mio padre con molti altri poi va a finire nei lager, ma lì già Mussolini era caduto. Lo sciopero del marzo 44, in effetti, diamogli dei tempi, delle giornate, inizia l'1 marzo 1944 e termina a grandi linee all'8 marzo 44, uno sciopero che è durato ben 8 giorni. Naturalmente non in tutte le fabbriche è avvenuto con le stesse modalità. Ad esempio, nella fabbrica, nel reparto dove lavorava mio padre, sembra che per ragioni organizzative o non si sa cosa sia successo, lo sciopero è iniziato a mezzogiorno, perché negli altri stabilimenti, per la grande maggioranza degli altri stabilimenti, la modalità dello sciopero era questa: ogni mattina nelle fabbriche, non so se anche nelle città, suonava la sirena dell'allarme, ma suonava non perché arrivassero i bombardamenti, era una prova che si faceva.
si suonava la sirena per vedere che le sirene funzionassero, perché quando arrivavano i bombardamenti, e ne arrivavano tanti, no, suonavano le sirene che precedevano il bombardamento, quindi la gente scappava e andava nei rifugi. Il suono della sirena del 1° marzo 1944 alle ore 10 era il segnale dello sciopero. Lo sciopero quindi il primo giorno avviene in una formula detta dello sciopero in bianco. Cioè gli operai fermano le macchine e rimangono in fabbrica davanti alle macchine ferme. Perché questo sciopero? Perché fondamentalmente la gente, gli operai, quelli che lavorano nelle fabbriche, ma non solo, i familiari, le mamme, i bambini piccoli, tutti, venivano oramai coinvolti in una situazione di guerra, di bombardamenti, di lutti quindi, di miseria, di poca roba da mangiare, c'era il tesseramento, ogni famiglia aveva aderito a tot pane, tot riso, tot pasta, e più la guerra andava avanti più le razioni calavano, non c'era più la legna per scaldare, faceva freddo a casa, freddo al lavoro, freddo a scuola, quelle che funzionavano, i bombardamenti, la gente dimagriva a vista d'occhio, aumentavano anche le malattie. Tutta questa situazione ha fatto sì che la gente non ne potesse più. E marzo 44 non si può dire di tutta l'Italia, perché una parte dell'Italia, l'Italia del Sud, era già stata liberata dagli americani, ma tutto il centro-nord era ancora sotto l'occupazione nazista, oltre che esserci il fascismo. Questa situazione ha portato alla maturazione di questo sciopero, che è riuscito. Si parla di centinaia di migliaia di lavoratori che hanno scioperato. E per lavoratori intendo operai, manovali, operai specializzati, tecnici, ragionieri, ingegneri, direttori. Cioè la gente veramente era allo spasimo, insomma. Quindi è stato uno sciopero politico nel senso più alto del termine, perché il foglietto clandestino, clandestino ovviamente, che girava tra le fabbriche, eccetera, proponeva delle cose, il latte per i propri bambini, quindi eravamo ridotti veramente alla miseria più nera. Quindi chiedevano anche cose economiche, soldi che non erano stati dati nel dicembre del 43 come presupposto di una tredicesima, che poi dopo la guerra c'è stata. Chiedevano quindi cose economiche, ma alla fine il manifesto diventa politico, nel senso che c'è in grassetto una frase: né un uomo né una macchina in Germania. Questo significava che già cominciavano a portare le persone in Germania a lavorare, o volontarie, ma soprattutto non volontarie, perché là in Germania non si sciopera, si prende anche qualche soldino in più, quindi qualcuno viene attirato, ma la maggioranza è obbligata ad andare. Poi ne una macchina, perché i nazisti cominciavano a pensare di dilapidare le nostre fabbriche, portare le macchine là, perché là non si sciopera e là si lavora. Però dilapidando tutta la professionalità dei nostri operai, dei nostri lavoratori, alla fine, pensando alla ripresa della nostra vita dopo la guerra, non avevamo più le macchine, manca la professionalità, manca tutto. Quindi gli operai avevano già visto molto alto, gli operai, i lavoratori in generale avevano già visto molto alto. Noi difendiamo le nostre macchine, che sono la fonte della nostra ripresa in un futuro prossimo, perché ormai si capiva che la guerra stava finendo. Ecco, quindi queste sono le motivazioni principali dello sciopero. Motivazioni politiche, ma nel senso più alto del termine. Tanta gente non aveva neanche studiato sui libri, non sapeva nulla della politica. Ma non c'è come vivere sulle proprie spalle un'ingiustizia, una situazione di disagio fortissimo, di miseria nera, eccetera, che ti fa scattare questa. Lo sciopero, in un contesto di guerra, sotto una doppia dittatura nazista e fascista, è considerato un grave atto di sabotaggio e questo si paga. Iniziano praticamente da subito, ma già durante lo sciopero, gli arresti. Gli arresti avvengono in primo tempo in fabbrica, ma gli arresti in fabbrica creano panico, perché le persone spariscono o vengono chiamate negli uffici o vengono chiamate nelle portinerie e poi non tornano. Allora si crea panico, appunto, e la gente, qualcuno comincia a scappare. Qualcuno comincia a non ritornare al lavoro. Ad esempio, parlando della Pirelli Bicocca e della Breda, che era divisa in 5 sezioni, e la Breda che c'era, la quarta e la quinta sezione, erano vicini. C'era una via che divideva la Breda dalla Pirelli, c'è ancora adesso, è via Chiese.
Se succedeva qualcosa in Pirelli, molti scappavano, scavalcavano la galleria e entravano in breve. Da allora si cambia un po' la tattica, la strategia. Si arresta di notte. Si arresta di notte la gente dorme, c'è il coprifuoco, nessuno si muove. Loro si muovono invece, i fascisti, e tutte le forze dello Stato nostro, quindi mio padre ad esempio, in casa è venuto il questore della polizia, quindi non solo le forze fasciste, ma anche le forze statutarie, diciamo. La polizia, i carabinieri, eccetera. E i primi arresti avvengono, quelli in fabbrica li ho già citati, avvengono a Monza e a Sesto tra l'11 e il 12 marzo. Tra il 13 e il 14 marzo avvengono gli arresti in cui è coinvolto anche mio padre, di notte, e quindi nel giro di... cioè l'8 marzo finiscono gli scioperi, il 17 marzo mio papà parte da Bergamo, il 20 marzo sono già a Mauthausen. In 12 giorni dopo lo sciopero, 600 persone della nostra zona qui del Milanese, quindi escludendo tutte le altre zone, sono già a Mauthausen. La prima cosa che entra in casa mia, questo mia mamma me l'ha sempre raccontato, la prima cosa che è entrata in casa mia è stata la canna del mitra. Mia madre dal letto si è precipitata là con un coraggio non indifferente, ha sollevato la canna del mitra e gli ha detto urlando quasi, ma cosa fa? Mio marito non è un delinquente. Lui è entrato e una cosa che mi ha detto mia madre che mi ha sempre impressionato è che quel ragazzo era un ragazzo quello che portava questo mitra. E dice che quando in casa, mentre mio papà si vestiva, lei lo guardava, diceva che quasi quasi era più alto il mitra di lui, avrà avuto 15-16 anni. Mi sono sempre chiesto, se lo sarà chiesto anche lei, cosa ci faceva di notte ad arrestare delle persone un ragazzo di 15-16 anni. Questa è sempre una cosa che dà l'idea del clima che allora si viveva, insomma. Mio padre, un po' tremante così, si veste, mia madre gli dà dei soldi, sai dove va a finire. All'orologio, una cosa che mia madre mi ha sempre raccontato, spesso me l'ha raccontata, che il questore, io prima parlavo della miseria, parlavo della incapacità di arrivare a fine mese, per dire, il tesseramento, tutte queste cose, la gente che dimagriva a vista d'occhio, vestiti in qualche modo, e questo questore che aveva un bellissimo cappotto di cammello, un gran bel cappello, guanti di pelle, un orologio d'oro. Signor Valotta, dovete venire con noi in questura. Perché? Non ho fatto niente. Non vi dovete preoccupare. È solo una formalità, un semplice controllo. Prendete degli abiti. Dai. Ma dove lo portate? Mio marito è un bravo uomo. Non c'è di che preoccuparsi, signora. È una semplice formalità, l'ho già detto a suo marito. Naturalmente era tutta una balla. Tra l'altro aggiungendo una frase, dato che la sera prima mio padre aveva scritto della musica per i suoi ragazzi a cui insegnava, loro non c'erano le fotocopie, ne scriveva tutte a mano. Questa è la casa di un musicista. Certo, il mio Guido suona il violino. Allora c'è un errore. State tranquilla, noi non cerchiamo musicisti, ma pericolosi sovversivi. Vedrete che domattina vostro marito sarà di nuovo a casa. E non era vero per nulla, perché loro avevano in mano gli elenchi. Gli elenchi dati da chi? Loro hanno gli elenchi in mano di chi? Perché vanno a arrestare Valotta Guido in via Carlo Cattaneo al 38? Perché sanno che Valotta Guido di notte dorme, di giorno lavora, perché c'erano i turni anche di notte. Quindi qualcuno poteva andare di notte, non c'era perché era al lavoro.
ma gli indirizzi, chi li ha dati? Gli uffici personali delle fabbriche, obbligati o non, a collaborare con i nazisti e i fascisti per dare una mano ad arrestare queste persone. Quindi c'è stata una collaborazione totale sull'arresto di queste persone. Forza, vestiti. Andiamo. Guido. Andiamo. Guido. Vieni.